E ciao a tutti, questa è la città di Genderes, sempre nord della Siria, al confine con la Turchia è praticamente attaccata e è tutta così, il centro sembra bombardato e questo era un palazzo di 4 piani dove c'erano 8 famiglie e soltanto una è sopravvissuta. Sostanzialmente da questa città arrivano il numero maggiore appunto dei cittadini ai quali abbiamo dato una mano in questi giorni appunto con l'associazione benefica di solidarietà con il popolo palestinese che non si occupa evidentemente soltanto del popolo palestinese, quindi i campi che abbiamo visitato e dove abbiamo fatto distribuzione di generi alimentari, abbiamo tirato su diverse tende. Sono abitati maggiormente appunto da cittadini siriani e non solo, siriani, anche palestinesi, come vi dicevo negli altri video, anche rifugiati da altri paesi erano arrivati qui in Siria, che provengono dalla città di Genderes. Questa città, tra l'altro, che negli ultimi anni ha anche vissuto altre tragedie, qui si è combattuto tra i ribelli. Insieme con il supporto dell'esercito turco contro lo Stato islamico, anche contro i curdi, perché poi veramente la guerra civile siriana spesso e volentieri ha visto in un certo senso tutti contro tutti. Quindi dopo tanti anni di guerra, di devastazione, tuttora la zona è particolarmente militarizzata, ci sono quasi tutti gli angoli delle strade militari appunto di quelle forze vengono comunemente denominate forze ribelli siriane. E oggi è arrivato il terremoto che come sempre poi colpisce la povera gente che oggi sta cercando una sistemazione nei vari campi profughi che stanno, campi di terremotati oggi che stanno poi nascendo intorno alla città e in altre zone qui del nord della Siria. Come sempre lo dico, se volete darci una mano, poi metto nel post tutti i riferimenti. Ciao a tutti.